Allora, questa è l'area dell'ortomercato di Milano, che è un'area di circa 900.000 metri quadri. Qui c'è tutta la parte del vecchio ortomercato, sono strutture ormai, come dire, obsolete da un punto di vista della funzionalità. Lì c'è la zona del mercato avicolo, del mercato dei fiori e del macello che è completamente dismessa. Tutta la superficie che sta dietro questo edificio sono una dimensione analoga a quella dell'area di Ropero, dove, come tutti sappiamo, l'Expo ha previsto di aprire nel maggio 2015. Io penso che, e l'ho detto con grande forza, che dovremmo tutti insieme considerare la possibilità di fare l'esposizione universale qui. Questo vorrebbe dire trasformare quest'area in un grande spazio agricolo verde, questo vorrebbe dire portare qui tutti i paesi del mondo a coltivare un pezzo di terra e regalare a Milano, finita l'Expo, uno spazio, un orto botanico planetario come non c'è in nessun'altra città del mondo. Aggiungo che essendo questa un'area pubblica e comunale già perfettamente infrastrutturata, siamo a pochi chilometri dalle Linate, vicini agli svincoli della tangenziale, il passante ferroviario, i servizi di trasporto pubblico di superficie, la MM4 arriverà qua vicino, è l'area, una delle aree più servite di Milano. Fare qui l'Expo vorrebbe dire non avere costi, né costi di affitto, né costi di acquisizione, né costi di infrastrutturazione. Allora, questa è una straordinaria alternativa che io invito nuovamente a tenere in considerazione. Io spero che il sindaco Moratti, che il governatore, che il presidente della provincia, che la società Expo considerino con attenzione questa possibilità, che è unica e che potrebbe d'un colpo solo risolvere tutti i problemi della trattativa. Quindi non sono tanto importanti i superpoteri al sindaco Moratti, è meglio avere una normale intelligenza e attenzione alle possibilità che la città offre. Grazie.